mi piace ricordare una caratteristica speciale e particolare che lo ha sempre contraddistinto. Chiamo sul palco per la premiazione l'assessore alla cultura Eliana Veltre. Buonasera professore, prego, accomodiamoci qua, guadagniamo il centro. E il professore ha sempre avuto lo spirito della partecipazione. Allora, voi dovete sapere che questo signore qua ha guidato, buonasera Eliana, prego, accomodati, ha guidato l'Istituto Tecnico Commerciale di Sparanise fino alla finale nazionale vinta di tennis nel 1998. Quindi voglio dire, pensare che a Sparanise a scuola, facendo attività fisica, si sia potuto raggiungere un risultato così alto da una scuola della provincia di Caserta, vuol dire che effettivamente c'è stata sicuramente la grande partecipazione e l'impegno di chi ha giocato, ma la scelta tecnica era di questo signore qua, al quale lascio il microfono che sta qui, anzi no, questo qua. Buonasera a tutti, grazie soprattutto all'amministrazione comunale e a Ilario che è l'artefice di questa grande manifestazione. Io voglio subito correggere un pochino, Ilario ha detto di aver guidato, no, io devo ricordare che era il professor Mimmo Di Gaetano. Mimmo Di Gaetano, al quale va un saluto e un applauso. Io sono arrivato proprio l'anno quando lui andava a fare la finale, io stavo insieme a lui, era lui che ha guidato questi ragazzi e mi ha portato, io stavo insieme a lui, ero docente, insieme a lui qui a Sparanise, perché sono arrivato nel 1990, quindi quando sono arrivato ho trovato veramente, e lo voglio ricordare ancora con affetto, il professor Di Gaetano, perché è stato docente di tanti ragazzi, tanti giovani e tanti amici che stanno qui, che io mi onoro stasera, tanti alunni, di aver guidato in tante manifestazioni sportive, di aver portato in tante regioni, in tanti posti di dare diverse finali. Ma la cosa più importante per me è di aver allenato e preparato questi ragazzi alle attività sportive, ma ancora più importante è di averli allenati e preparati per la vita. E io sono onorato e orgoglioso di questo mio contributo che ho dato a Sparanese e in tante altre attività. Quindi, ringrazio Ilario, ringrazio l'amministrazione, ringrazio il sindaco e un grazie anche a tutti gli alunni che mi hanno dato la possibilità di portare il nome di Sparanise e tanti giovani Sparanise in diversi, quasi in tutta Italia. Va bene? Io vi ringrazio e ringrazio anche la mia famiglia che mi ha dato, mi è stata vicina per poter, cioè, quando si fanno queste cose, come sapete benissimo, si fa togliere un pochino di tempo alla famiglia, quindi e veramente grazie e sono orgoglioso di tutti gli allievi che ho avuto. E non è un caso se ho chiamato l'assessore della cultura Eliana Veltre, perché c'è un precedente familiare, no? Il professor Amato Palumbo, che cosa fece tanti anni fa? Allora, lo facciamo dire a lei o lo facciamo dire a lei? Io, Amato. Allora, questo premio mi fa particolarmente piacere perché praticamente Amato e la sua famiglia, la signora Giovanna, sono stati presentissimi nella vita della nostra famiglia, praticamente dall'inizio. Mia sorella faceva ginnastica ritmica e è stata seguita benissimo e è arrivata addirittura a conseguire il titolo di campionessa regionale. Ma a parte i titoli, il ruolo che ricordava Amato è stato fondamentale, un ruolo educativo fondamentale che ha svolto per tutti i giovani concittadini che sono stati appunto educati, affacciati alla vita dal punto di vista dell'impegno, dei sacrifici, delle rinunce e dello spirito di squadra, e sono stati indirizzati soprattutto alla lealtà, alla serietà e alla sana competizione. Grazie. E allora grazie. Una cosa che voglio, sì, prego. Pensate che
Diana Veltre si allenava alle 11 di sera e quasi tutte le domeniche. Ma ne dica di tutti ci stanno. Ne so qualcosa, professore, ne so qualcosa. Allora, riceve il premio alla carriera il professor Amato Palumbo, premia la Sociedad de Cultura Eliana Veltre.